Ciao, è sera nel mio lab, sto per chiudere. Prima di chiudere però vorrei mostrarti un piccolo tutorial veramente mini su come riparare un anello wire in cui si sia prodotto un piccolo danno come ad esempio la rottura di un filo. Ti lascio a questo mini tutorial, grazie e al prossimo video. Segue tutorial. Ecco l'anello che devo restaurare, che devo sistemare. Allora, questo è l'anello di una mia amica. Guardate, c'è questo pezzo che un pochino si muove perché qui, io spero si possa vedere, c'è un'asoletta in cui si trovava una perlina. La perlina è saltata insieme al filo e quindi questa parte non rimane più aderente alla base. L'anello è stato già lavato, l'ho lavato per bene, ora dovrò fare in modo di tenerlo più compatto. Vorrei anche fermare quest'altra perlina che secondo me è in questa posizione dove si è spostata nel tempo e a rischio di staccarsi. Però ora lo sistemiamo. Il mio problema è che non ho più questa serie di perline nere che sono onice nero, sfaccettato, piatto. Spero si possa vedere perché è sera e la luce è anche un po' quella che è, insomma, onice sfaccettato. Ho queste che sono degli Swarovski un po' più grandi, o altrimenti ho dell'onice molto piccolo, quindi vediamo un po' come cavarcela. E poi ho già preparato i fili. Allora, adesso mi allontano, vi faccio vedere i fili. Questi sono fili d'argento, okay, che userò, sono di recupero 04 e 05, vanno un po' tutti e due bene come misura. Non c'è problema, mi sposto dal lato luce per quello che mi vedete un po' decentrata. Li ho anneriti, li ho scuriti già prima di lavorare, di modo che sono già pronti. Poi sì, un po' maneggiandoli, quindi poi andranno, diciamo, andranno benissimo con l'anello, cioè saranno in armonia con i colori chiaroscuri dell'anello. E per quello che li ho schiariti prima con il solito famosissimo oramai zolfo. Io da sempre uso questa soluzione di zolfo, non ne ho mai usate altre. E è piccolina, come vedete, però dura veramente tanto tanto tempo, almeno per il mio utilizzo. Ecco, adesso io metterò questa perlina, la più piccola. Ho deciso di metterla qui esternamente dove non dà fastidio e terrà abbassato in questo modo questa parte dell'anello. Chiedo scusa per le unghie, perché io mi ostino a mettere lo smalto, ma questo lavoro non si concilia con lo smalto. Allora, ecco, adesso siamo un po' più a fuoco. Io farò così, farò entrare il filo, un segmento di filo, vedete? Ok, poi lo fermerò in posizione. Ho agganciato, ho fatto entrare il filo da sotto per agganciare questi fili più spessi. Mentre lavoravo si è staccata proprio la perlina che vedevo in pericolo. Ok, adesso l'aggiungiamo. Ho fatto due giri di avvolgimento, ho aperto leggermente questo filo col terminale a pallina per poter stringere meglio e abbassare la codina di filo. Io adesso lo sto facendo staccata dal tavolo, che non è il massimo, però insomma si capisce. L'importante è che si capisca in questo momento quello che sto facendo. Dopodiché abbasso nuovamente questa parte, questo filo con la pallina nella posizione in cui si trovava prima. Altro capo del filo, adesso farò in modo di farlo entrare una seconda volta nella asolina e poi di farlo passare attraverso la fedina. Se passa piano piano, trovare la posizione giusta per farlo passare. Sì, è passato, ecco. Arriva, oppla, così lo tiene più fermo.
Direi che posso agganciarlo al filo superiore, non sta male, anzi. Questo filo, che è uno 0,5 mm, va bene per essere usato con questa piccola perlina di onice nero, ma non passa dalla rondella, quella che era inserita inizialmente. Io preferisco usare un filo spesso, quindi sacrificherò la rondellina a favore di una perla più piccola perché voglio rafforzare l'anello. Cosa faccio? Cercherò di riempire questo gap, ma soprattutto di collegarlo in modo che non si apra. È già abbastanza stabile. Quindi questo è il punto in cui si era staccata. Non si riesco a fare salire, voglio fare salire un po' la perlina, eccola qui. Ho afferrato più fili e ora non resta che assicurarli con qualche giro. Ecco, ho assicurato questa perlina. Adesso gli darò, penso di dargli una pulitina nel burattino, quindi una pulitina leggera. È già stato lavato, e dopodiché lo immergerò nella vernice per gioielli, il che permetterà all'anello veramente di compattarsi e così durerà molto di più. Ci vediamo domani mattina perché sto girando che è sera, così vi faccio vedere il risultato finale. Allora, ecco l'anello finito, vedete, è un po' più lucido. È anche più consistente grazie anche alla vernice, perché anche questa funzione. Ho usato il Noxid, classico Noxid spray di cui abbiamo parlato varie volte. Vediamo se riesco a farvi vedere un pochettino meglio. Ecco qui. Spero il video vi sia piaciuto. Vi rimando al prossimo video, al prossimo lavoro. Un bacio. Ciao!